Benvenuti a un nuovo appuntamento con Excellent, il format che racconta le eccellenze del territorio. Vi ricordate come funziona? Daremo qualche indizio e poi vi sveleremo il nostro nuovo protagonista. Ecco il primo. Oggi parliamo di musica. Sicuramente si suona, una persona suona per com'è, caratterialmente. Lei riflette quello che è la sua personalità in tutto e per tutto. È una persona molto determinata, ma molto umile. È una persona molto a modo, infatti il suo suono è la sua interpretazione, è sicuramente un'interpretazione molto elegante. Suono bello l'ha sempre avuto, bello e intonato. I violinisti normalmente, specialmente giovani, si sa che insomma sono contraddistinti da suoni sporchi, suoni stonati, che fanno la gioia dell'insegnante naturalmente. Lei devo dire che queste cose le ha superate subito, insomma. È una ragazza intrappolata negli anni Ottanta, difatti le piacciono un sacco i Queen, che ho scoperto quando siamo andati a sentire Autoughi a Perugia, che ci siamo fatti tutta la città ascoltando i Queen. E, sì, anche come modo di vestire è un po' intrappolata negli anni Ottanta, ha delle camicie un po' particolari, però è tanto simpatica. E non guarda televisione, non legge tantissimo, studia, è brava a scuola, è brava in musica. Sì, è molto brava come ragazza, però è un po' particolare per questo. Non appena ho iniziato ad affrontare con lei la lettura cantata, si è visto che questa bambina di 6 anni non aveva bisogno del diapason perché aveva l'orecchio assoluto. Quindi lei prendeva le note senza bisogno di nessun altro riferimento. Diciamo che oltre alle doti naturali c'è sicuramente anche un'esperienza che lei ha fatto fin dall'inizio. Lei è figlia d'arte in fin dei conti. Ha sentito suonare, cantare in casa e attorno a sé fin dall'inizio. I genitori cantavano tutti e due, la madre diplomata in canto e in flauto. E quindi lei è sempre stata circondata da suoni musicali, direi fin da prima di nascere. Ricordo uno spettacolo in cui cantavo insieme a mia sorella, sua madre, e che era al 9° mese, quindi la bambina prima ancora di nascere già era calata in questo mondo sonoro che senz'altro percepiva, perché come sappiamo fin dal 4º-5º mese di gravidanza il bambino è già in grado di percepire suoni che in qualche misura memorizza. Sbaglia quando prova con noi, ma nei concerti appena fa un errore nelle prove riprova lo stesso punto per 50 volte finché non gli viene a occhi chiusi e a dita libere, diciamo. Essendosi diplomata a 14 anni, mi sembra di aver già detto tutto, col massimo dei voti, la lode. Avete seguito bene gli indizi? Ora la parola alla nostra Excellent. Sono Laura Bortolotto, ho 15 anni e studio violino da quando ne avevo 4. E il mio sogno è quello di diventare una grande violinista. Quindi magari di girare il mondo e di riuscire a vivere esclusivamente di musica. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Excellent, il format ideato da Banca Popolare Friuladre e Crédit Agricole. Oggi abbiamo conosciuto Laura Bortolotto e la sua splendida musica. Per sapere chi sarà il prossimo, non perdetevi il nuovo appuntamento con Excellent. Protagonista sarà la fotografia. Thank you.